Le fonti Instant Focus e questo approfondimento mi sta molto a cuore, ma credo che stia molto a cuore a tutti noi che in questo momento stiamo osservando da lontano, ma neanche troppo, perché ovviamente sono vicende che ci toccano da vicino. Quello che sta accadendo in Ucraina, naturalmente ne parliamo sempre da un punto di vista di aggiornamento notizie, questo è ovvio, sperando che presto i negoziati possano portare a un accordo definitivo di pace. Ne parliamo sempre da un punto di vista economico, però occorre che se ne parli anche da un punto di vista di solidarietà, perché come spesso accade, di questo siamo sicuramente molto fieri, in Italia la macchina della solidarietà quando ci sono delle emergenze si muove anche in modo molto molto incisivo e quindi insomma vale la pena ogni tanto parlare di chi sta concretamente attivamente aiutando le persone che stanno fuggendo dalla guerra, che stanno arrivando in numero importante nel nostro paese, non solo nel nostro paese, però persone che hanno perso tutto, che spesso arrivano anche senza familiare, arrivano da soli, donne, bambini, insomma le immagini che scorrono in televisione, che vediamo pubblicate online o sui giornali raccontano tutto di quello che sta accadendo. E allora io sono molto contenta oggi di essere in collegamento con Sabrina Priulla, responsabile progetti di Pyramis Onlus. Sabrina, grazie per essere con noi, ben trovata. Grazie, grazie a voi di averci invitato. Siamo molto contenti di essere qui. Allora, beh, sai, anche perché, come dicevo, tutti noi stiamo vedendo, stiamo osservando ogni minuto quello che accade, però io parlo anche per me, perché ovviamente io leggo, informo, il mio ruolo è un altro e serve anche questo, però non vedo veramente da vicino, no? Quello che appunto i telegiornali e la stampa ci riporta e che io stessa riporto alle persone. Ho detto bene che la macchina della solidarietà in Italia si muove in modo importante quando ci sono emergenze, poi di questo tipo non ne parliamo, forse questa è veramente enorme, no? Perché ci tocca da vicino. Sì, sono d'accordo con te, nel senso che davvero in mezzo a questa situazione assurda e di sofferenza inaudita, secondo me è molto molto bello che si dica che però ci sono persone che invece si prendono cura del disagio degli altri, si occupano di fare qualcosa di utile e quindi in mezzo a situazioni negative, che purtroppo poi sono quelle che vediamo fin troppo spesso, e questo è un momento assolutamente assurdo da questo punto di vista, però dall'altra parte, se c'è qualcosa di positivo da segnalare e che ci può rincuorare, seppur in minima parte, è il fatto che tante, tante persone davvero siano protagoniste nel dare un segnale di solidarietà, nell'accoglienza e soprattutto nell'interesse nel prendersi cura degli altri. E questo è Assolutamente. un po' lo spirito che noi abbiamo come Pyramis Onlus, nel senso che noi siamo nati con l'idea di aiutare i bisognosi. L'abbiamo fatto in situazioni piccole e in casi territorialmente vicini a qualcuno che ruotava intorno a noi. E in questo caso, che è un po' più grosso, più grande di noi, più grande di chiunque altro, abbiamo avuto la stessa sensazione. Abbiamo detto inizialmente, vogliamo fare qualcosa, per cui siamo partiti con l'idea della raccolta fondi, perché comunque in questi casi poi non si sa mai cosa serve, quindi i fondi poi vengono investiti da chi segue da vicino le operazioni per acquistare quello che poi è realmente utile. E così noi abbiamo iniziato. Poi di fatto, da cosa nasce cosa, e ci siamo trovati un po' parlando con l'associazione italo-ucraina del Bresciano a capire che c'era poi l'esigenza di fare di più, e addirittura poi abbiamo deciso di scendere in campo. Quindi non solo abbiamo attivato la raccolta fondi. Esatto. Adesso ci arriviamo, Sabrina, no? Perché voglio ripercorrere bene quello che avete fatto, perché è importante. Intanto volevo leggere solo un dato che colpisce proprio al cuore, non che gli altri dati non lo facciano, però sto leggendo proprio dati UNICEF dall'inizio della guerra, quindi un mese, più di un mese ormai dall'inizio della guerra, sono sfollati 4,3 milioni di bambini, ovviamente qui si parla di bambini, più della metà di tutti i bambini del paese. E questo, insomma, oltre purtroppo ai bambini che hanno perso la vita nel conflitto, perché poi, insomma, c'è anche chi è stato meno fortunato. E naturalmente
chi scappa dalla guerra sono essenzialmente bambini e donne che naturalmente abbandonano le loro case, semmai ci sono ancora, e i mariti, i compagni, insomma gli uomini che invece rimangono a combattere. Appunto, questo dato però mi sentivo proprio di rimarcarlo perché insomma poi voi avrete visto con i vostri occhi tutto questo. Allora, Sabrina, stavi dicendo passaggi, voi avete iniziato con la raccolta fondi, la classica raccolta fondi, no? Come è andata? E poi da lì invece avete deciso di muovervi attivamente. Quindi cosa è iniziato nel vostro percorso? Allora, abbiamo iniziato appunto con la raccolta fondi perché l'idea è stata chi ruota intorno a noi ha il desiderio di contribuire, magari non sa come farlo perché poi sappiamo bene che realtà molto grandi, strutturate, che fanno solidarietà anche internazionali si sono attivate immediatamente e quindi noi nel nostro piccolo abbiamo detto comunque chi non sa a chi rivolgersi dona a noi e poi noi ci occuperemo di entrare in contatto con le realtà che conosciamo, solide, internazionali e quant'altro. E invece poi ci siamo trovati parlando con l'associazione Italo-Ucraina di Brescia, con cui abbiamo iniziato ad avere dei rapporti, parlando con loro che ovviamente hanno i contatti nel territorio ucraino e che quindi sapevano esattamente le necessità e avevano ovviamente dei contatti, abbiamo poi pensato di passare all'azione. Quindi l'idea è stata: a questo punto compriamo noi i medicinali e quello che serve, perché avevamo l'elenco esatto delle necessità, sia dal punto di vista dei medicinali, che come immaginiamo, come possiamo immaginare, sono fondamentali, perché Certo. le persone che sono là, che sono in guerra, sono purtroppo ferite, se non peggio, e quindi hanno bisogno di avere quello che serve per curarsi, che ovviamente non è trovabile lì, ma in realtà inizia a essere introvabile anche da noi, nel senso che alcune tipologie di medicinali iniziano anche a scarseggiare. Quindi ecco, l'idea è stata: acquistiamo questo come i kit di prima necessità, insomma quello che sapevamo che poteva essere utile. E da lì è scattata quest'idea del portiamolo noi direttamente e così siamo sicuri che arrivi a destinazione. Quindi da un automezzo che doveva partire, di fatto ci siamo ritrovati che ne sono partiti quattro, ben quattro automezzi, quindi un convoglio con quattro automezzi, di cui due pieni di medicinali, che in realtà abbiamo acquistato grazie ai fondi, ma abbiamo anche ricevuto in donazione da chi poi, iniziando a comunicare questa iniziativa, e devo dire che questo ci ha veramente sconvolto in positivo, è stato un effetto meraviglioso, di come quando le persone sanno che poi fai qualcosa, poi magari ti conoscono o ci conoscono, perché poi tra chi ruota intorno a noi e chi comunque ci conosce, perché insomma in questi anni ci ha incontrato, sapendo che poi avremmo fatto noi direttamente, si è sentita ancora più, come dire, Certo. in grado e coinvolta, per cui ha partecipato anche donando Ecco, poi Sabrina, medicine. una cosa che così almeno diamo anche informazioni per aiutare, no? Perché poi tutti possiamo contribuire. Ovviamente, cosa serve? La domanda cosa serve? A parte fondi, denaro che si può inviare e poi userete voi per le necessità principali. Altrimenti, cosa, cioè, anche materiali, cioè voi cosa consigliate di mandare per contribuire appunto alla causa? Allora, in realtà noi rimaniamo sempre in contatto per capire qual è la necessità poi attuale, perché poi essendo in evoluzione le logiche sono veramente sempre differenti. Sicuramente il tema fondi è fondamentale perché ci permette poi di essere veloci ad acquistare quello che serve. Sicuramente le medicine, alcuni tipi di medicine, nel senso che dai lacemostatici ad alcuni tipi di medicinali liquidi che possono essere iniettati, per cui c'è proprio un elenco di medicine che sono quelle più adatte a questo contesto, poi che i kit di prima necessità, perché ovviamente stiamo parlando di persone e qua davvero ogni volta che ci ripenso, insomma, un po' come l'informazione che davi tu sui bambini, mi piange il cuore, perché pensiamo a persone che davvero col proprio trolley, all'interno del quale c'è una vita, c'è tutta la loro storia, silenziosamente passano il confine e poi parliamo sempre, come dicevi prima, di donne con bambini e anziani, perché purtroppo poi Ah sappiamo sì, bene che certo. gli uomini devono rimanere là, per cui anche la sofferenza, oltre di non avere forse più una casa o doverla lasciare e non sapere se poi la si ritroverà, lasciare i propri cari che sono lì a difendere un paese e quindi ecco, con un trolley. Quindi di fatto anche poi quello che può servire, a seconda poi del contesto delle Ok. persone, può essere diverso. Sicuramente ecco, il tema vestiti è quello che di solito, si dice che serve meno, perché insomma,
Poi lì è molto personale, insomma. No, Però medicinali è chi di chiaramente, prima necessità, se chiedi chiaramente. cosa serve. Allora, tu dicevi, Sabrina, appunto, da Brescia siete partiti con questi quattro automezzi carichi di merce, appunto, e avete quindi accompagnato in Italia, no? Persone. Io, correggimi se sbaglio, leggo 19 persone di età compresa, questi sono i primi passaggi che avete fatto tra i 6 mesi e i 75 anni, quindi insomma un arco d'età. Ecco, un viaggio speciale, abbiamo anche una foto che fa vedere proprio quanti chilometri sono stati percorsi, lungo circa 3.200 km, eccolo qui, con 36 ore al volante, che voi peraltro avete anche raccontato attraverso i social, giusto? Perché Esatto. chiaramente avete voluto documentare quello che succedeva nel mentre. Ecco, se ci vuoi raccontare qualcosa mentre vediamo appunto i chilometri percorsi, e credo che ne percorrerete ancora molti, ma ci arriviamo poi a quello che dovrete ancora fare. Esatto. E sì, 48 ore di viaggio, di cui 36 di guida. 3.200 km percorsi e forse la notizia che ha più colpito e che forse ha fatto sentire le persone coinvolte è stata quella che il nostro presidente, il numero uno, si è proprio messo in viaggio. Era lui uno dei guidatori di questi quattro automezzi, e quindi quattro automezzi partiti con un interprete e gli altri chiaramente che guidavano, e siamo tornati indietro con 19 persone, come dicevi tu. Un viaggio speciale perché appunto improvvisato e che ci ha permesso di raccogliere informazioni come quella che ti raccontavo prima, dalle persone che in silenzio, davvero migliaia di persone che Eccole qui, guarda, percorrevano. scusami se ti Sì. interrompo, no? Quello che stavi raccontando è un po' queste Polaroid che mostrano i chilometri Esatto. percorsi, appunto, e anche, come dire, tutta la merce che è stata trasportata si vede nella prima, no? Sugli automezzi. Ecco, scusami, perdonami, prosegui pure, Sabrina. Ci mancherebbe, colgo quello che dici tu per mostrare anche la parte finale dell'immagine, che è un collage di immagini, che in realtà poi fa vedere il viaggio e di fatto noi poi internamente, perché questo era più, come dire, una notizia interna, c'era il contachilometri con il conta raccolta, che chiaramente Sì. poi esternamente non abbiamo pubblicato, insomma, per motivi, insomma, anche di riservatezza. E questo ci permetteva di tenere le persone aggiornate sul viaggio, per cui il viaggio che poi ha avuto un contrattempo, per cui si pensava di arrivare in un punto del confine, invece poi si è andati in un'altra posizione. Del viaggio poi ecco più come dire le ore di concentrazione alla guida è quello che abbiamo voluto trasmettere e alla fine un po' le emozioni vissute come ti raccontavo queste persone la difficoltà poi il momento veramente che poi non abbiamo pubblicizzato perché poi secondo me questa parte di emozioni deve rimanere un po' intima e riservata. Però mi piace condividerlo il fatto di persone che non hanno nemmeno voglia di allontanarsi da lì, dal confine, dormono in una palestra su delle brandine o dei materassini, ma in realtà non vogliono andare via da lì perché sperano di rientrare a casa loro e vogliono rimanere comunque vicini al marito, al figlio No, che è in ma guerra. infatti anche questo è importante, perché prima che non ci dobbiamo dimenticare, proprio adesso è da più di un mese ed è un tempo infinito, perché è un tempo infinito, più di un mese di guerra, però non ci dobbiamo dimenticare che solo il mese prima, ma non neanche qualche giorno prima, la vita in Ucraina andava avanti tranquilla. Quindi Esatto. quello che hai detto tu, effettivamente non si dice mai, cioè queste persone, vabbè, è ovvio che ci si arriva a livello logico, però invece bisogna sottolinearlo, sperano di poter tornare prima possibile nel loro paese, indipendentemente dal fatto che adesso c'è un altro scenario, purtroppo causato dalla guerra, però fino veramente a più di un mese fa era tutto normale. Certo, c'era già il pericolo perché chiaramente se ne parlava da un po', ma fino all'ultimo tutti speravano che poi non esplodesse questo conflitto. Quindi c'è proprio questa cosa, ecco, questa è un'emozione che effettivamente sono contenta che ci hai riportato, cioè il fatto di vedere la speranza, no? Se vuoi, anche in queste persone.
Certo, e come dici tu, anche un altro elemento che mi ha colpito tanto, perché poi abbiamo assistito, insomma, in questi anni, sappiamo che esistono altre guerre, quindi, come dire, non è la prima. Quello che però ci colpisce, al di là della vicinanza, è anche proprio una vicinanza di vita, perché queste persone, come noi, come dire, lavorano, hanno, tutti gli accessori che noi utilizziamo, fanno una vita davvero molto simile alla nostra. E con delle case, con degli agi, e con la tecnologia, con tutto quello che è veramente simile a Certo. noi. E quindi è come se noi pensassimo, e questo davvero ci fa doppiamente male, pensassimo a noi che stiamo vivendo tranquillamente nella nostra vita, come dire, più o meno perfetta, insomma, ognuno ha la sua, e senza motivo domani dobbiamo lasciare Brava, tutto quello che abbiamo sì, costruito. È esatto. massacrante dal punto di vista emotivo, se ci pensiamo, e purtroppo è quello che sta davvero Vabbè, succedendo. è la cosa peggiore che può succedere perché cioè, viene tolto tutto, cioè, oltre alla paura, no, che Certo. succeda, però viene tolto tutto quello che si ha. Voi state provvedendo anche proprio al ricongiungimento, no, dei profughi, quindi aiutate proprio anche al ricongiungimento, infatti, insomma, avete già sistemato delle famiglie anche in appartamenti, quindi che avete contribuito a far tornare insieme, corretto Sabrina? Quindi Sì, questo è un altro aspetto. Beh, insomma, sì, dimmi, delle 19 persone che abbiamo riportato, in dimmi. Sì? realtà lì al confine c'è un lavoro molto ben fatto, cioè le persone vengono, come dire, registrate anche in base a se hanno dei contatti, dove, perché chiaramente abbiamo anche in Italia molte persone provenienti dall'Ucraina e quindi in quel caso c'è il contatto che può essere, come dire, il punto di arrivo delle persone appunto che arrivano in Italia. Quindi nel nostro caso abbiamo fatto in modo che si ricongiungessero delle persone che sono arrivate con noi sia su Milano che su Torino che su Brescia. In realtà un'altra famiglia è stata invece sistemata in un appartamento e nel frattempo, dopo i primi 19 che sono tornati con noi, ne sono arrivati altri 8. Di cui quattro sono proprio da noi nella nostra sede in un appartamento che abbiamo messo appunto a disposizione loro, più altri quattro in un altro appartamento sempre collegato a noi. Ok. Quindi nel frattempo ne sono arrivati degli altri e quello che stiamo facendo, un po' come mi chiedevi tu, è sicuramente cercare di inserirli, per cui dalla burocrazia in prefettura all'inserimento scolastico per i bambini a seconda della fascia d'età, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e così via, e poi anche cercare insomma di inserirli, perché poi c'è il tema della lingua, che per i bambini di fatto è superabile abbastanza facilmente, per gli adulti, per gli Certo. anziani, no, come Certo. immaginerete, abbiamo casi di anziani che non hanno nessun interesse in questo momento ad imparare l'italiano perché di fatto stanno soffrendo e vorrebbero tornare a casa loro e stanno soffrendo anche perché sanno di avere un figlio Certo, in pericolo. certo, certo. Quindi ecco, questo è quello che stiamo facendo per ora. Ecco Sabrina, per ora però ovviamente non vi fermate, questo è No. abbastanza ovvio. E terminata questa prima fase, chiamiamola così, poi in realtà è tutto un continuum, non è che ci sono delle fasi predefinite. Cosa avete in progetto? Cosa continuerete a fare? Allora, come avrai visto, noi siamo sempre in progress, quindi abbiamo qualche idea, ma sicuramente domani ne avremo delle altre. Quello che abbiamo riscontrato ad oggi è che ovviamente andiamo avanti, speriamo che la situazione finisca prima o poi, ma noi nel frattempo non ci fermiamo di sicuro. E ci siamo resi conto che la prima esperienza ci è servita come dire, per raccogliere gli elementi di miglioramento, ad esempio, al posto degli automezzi, il TIR. Perché permette di portare con un solo autista molta più merce e al posto degli automezzi per il rientro il pullman, perché permette di portare in Italia molte più persone contemporaneamente. Quindi questi sono già elementi forse banali che però poi abbiamo scoperto, visto che abbiamo fatto un'esperienza e ci siamo resi conto che c'erano aspetti da migliorare. E siamo passati quindi a un'organizzazione 2.0, anche dal punto di vista della logistica e della gestione del magazzino, perché ci siamo accorti, ad esempio, che dove stiamo stoccando la merce, quindi le medicine che acquistiamo che vengono donate o il resto che viene donato, essendo tutti volontari, di fatto poi ognuno fa del suo meglio, ma diciamo che dal punto di vista organizzativo, nel momento in cui abbiamo un'organizzazione più fluida e più efficiente, è chiaro che ottimizziamo i tempi di tutti e
e riusciamo a fare molto di più. Quindi questo per esempio è già un miglioramento che abbiamo messo in atto chiamandolo organizzazione 2.0. L'altro tema che ci piacerebbe affrontare e vedremo come riusciremo a metterlo in campo è quella del sostegno davvero psicologico, perché poi qua c'è il tema di persone che stanno vivendo un disagio e che ovviamente hanno come dire, uno stress post-traumatico, poi questo è il termine più tecnico, e che sicuramente vanno anche accompagnati, per cui su questo vorremmo adesso inventarci qualcosa per poter Cioè adesso c'è proprio l'emergenza pratica di dover accogliere le persone, aiutarle appunto a livello medico, fisico, eccetera, però poi ci sarà tutta l'altra parte che in termini effettivi sarà anche più gravosa, se vogliamo, no? Sperando che presto la situazione possa migliorare. Per mettersi in contatto con voi, per partecipare e contribuire, Sabrina? Allora, noi siamo presenti su tutti i social, per cui al di là della pagina del sito, che forse è più statica, ma comunque ha tutti i nostri elementi istituzionali, siamo presenti su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, come Pirami Sonlus, okay. E all'interno, appunto, oltre la cronostoria, insomma, di quello che facciamo, anche delle altre iniziative che abbiamo portato avanti prima e di questa. Beh sì, certo, non è l'unica questa, ovviamente, certo. Siete una Onlus, quindi adesso abbiamo parlato di questa, però si può prendere visione anche delle altre, certamente. Sì. E ci sono tutti gli elementi per poter donare in maniera anche banale, col click e il PayPal o la carta di credito o il bonifico, insomma, con quello che poi uno sente di fare. E devo dire che siamo rimasti davvero commossi, perché in questa occasione probabilmente era qualcosa che colpiva tutti, e il fatto di averla fatta fino in fondo noi, abbiamo davvero ricevuto delle donazioni incredibili. Questo ci ha veramente come dire, confortato e fatto capire che va bene, dobbiamo andare avanti, quindi ancora ci metteremo ancora più impegno e energia. Beh certo, l'impegno e l'energia ci sono, serve anche la benzina in questo caso in termini di aiuti, perché ovviamente quella serve, quindi in questo caso utilizzo un qualcosa che potrebbe sembrare retorico, ma in queste situazioni non lo è: l'unione fa la forza, per forza appunto, perché dove non si arriva in un modo si arriva in un altro attraverso altre persone, questo è chiaro, una catena. Bene, io sono molto contenta insomma di aver contribuito a divulgare il vostro messaggio, quindi ti ringrazio Sabrina e naturalmente ci sentiamo presto se lo vorrai, così almeno ci racconterete gli altri step, diciamo così, in questa vostra battaglia e anche in altre che conducete. Grazie a Sabrina Priulla, responsabile dei progetti di Pirami Sonlus, per essere stata con noi. Grazie a te e un saluto a tutti. Grazie mille. Insomma, quello che possiamo fare, perché poi ciascuno fa ciò che può, facciamolo a nostro modo.